Buonasera. Buonasera, ordine prego. Allora, buonasera a tutti, ai qui presenti e a chi ci sta seguendo da casa. Questa sera abbiamo all'ordine del giorno del Consiglio Comunale un solo punto, ma il Consiglio sarà un Consiglio molto interessante e importante. Ringraziamo per la presenza il professor Bertolissi e l'avvocato Piva, a cui do il benvenuto. Procediamo subito con l'appello nominale dei consiglieri. Prego, segretario Olivi. Oggi microfoni. Orazio, Castelli, Bodi, Bozzato, Zanella, Sì. Vianello, Barberini, Bottà, Erika, Costantini, Tagliapietra, Tagliarin, Pereno, Ceccato, Assente giustificato. Scarpa, Nesto, Danuol, Berton, Bozzato, Letizia, Chiaranda, Assente giustificato. Vanin, Zanella. Ok, allora il numero legale c'è. Procediamo dunque con la discussione inerente il contenzioso con il Comune di Venezia per la divisione patrimoniale a seguito dell'istituzione del Comune di Cavallino Tre Porti. Conoscete, conosciamo tutti questa annosa questione che ci illustrerà il nostro signor Sindaco. Prego, Claudio. Ma insomma, vedo di riassumere brevemente la questione, anche perché l'argomento di cui ci occupiamo questa sera credo sia strettamente legato anche alla genesi stessa, insomma, del nostro comune. E riguarda, come sapete, il diritto ad avere una quota parte del patrimonio del Comune di Venezia, dal quale questo comune si è staccato, separato nel 1999. Diritto questo che è stato confermato, oltre che dalle delibere amministrative, anche in varie sedi giudiziarie, quali ad esempio il Dar Veneto e il Consiglio di Stato, fino ad arrivare persino a una pronuncia della Corte Costituzionale, che ha ribadito appunto il diritto che un comune, quando si stacca dal comune di origine, ha diritto appunto di portarsi dietro una parte del patrimonio. Ma se questo diritto allora è stato riconosciuto così autorevolmente e riconosciuto anche da sentenze esplicite, perché allora siamo ancora qui a parlarne senza aver avuto quasi nulla ancora di quello che ci spetta? Questa è una domanda semplice, la quale dovrebbe anche corrispondere, insomma, una risposta molto semplice. Invece, come sapete, la risposta definitiva è ben lungi dall'essere stata detta o scritta. La prima risposta che a me viene da dare, francamente, è quella che siamo ancora in questa situazione perché siamo in Italia, un paese di tempi lunghi, eterni quasi, del dire e del non dire, piuttosto che il paese della certezza appunto del diritto. E quindi, senza voler ripercorrere tutta la vicenda, che tra l'altro avete modo di vedere, è anche stata riassunta insomma nella delibera, una vicenda che risale sostanzialmente ormai all'anno 2000, con i primi incontri tra il Comune di Venezia, la provincia di Venezia, e che ci vede coinvolti da 13 anni ormai in un contenzioso di cui si fa fatica a vedere la fine, e su questo appunto credo sia un motivo di riflessione. Ricordo solamente il punto essenziale, che è questo, e cioè che sulla base della delibera della provincia del 2001 e delle successive poi sentenze del Consiglio di Stato, quella della fine del 2011, se ricordo bene, della fine del 2013, a seguito della separazione, al nostro comune spettano il 6,82% del patrimonio netto dei beni disponibili e indisponibili del Comune di Venezia al 31 dicembre 1998, con la detrazione di quanto già trasferito perché insiste appunto sul nostro territorio. Spetta il 6,82% dell'avanzo di amministrazione del bilancio 98 con gli interessi dal 99 ad oggi, e
e spetta il 6,82% delle partecipazioni societarie, ad eccezione, questa è stata una cosa che è stata in qualche modo ribadita dal Consiglio di Stato, di quelle la cui cessione dovesse comportare disfunzioni all'assetto della società interessata, diciamo così, dalla cessione di quote. Qual è la situazione ad oggi rispetto appunto a questi tre punti? Come dicevo, dopo 13 anni di ricorsi, sentenze, diffide e così via. Sul primo punto, quello della, chiamiamolo, del patrimonio vero e proprio, non abbiamo avuto ancora nulla per quanto riguarda la nostra quota di patrimonio. C'è, come sapete, una totale indisponibilità del Comune di Venezia a dare seguito a questo obbligo, nonostante le varie diffide che abbiamo inviato nel corso di questi anni. Su questo punto, per dare esecuzione a quanto stabilito, abbiamo chiesto al Consiglio di Stato la nomina di un commissario ad acta. La sentenza del Consiglio di Stato dello scorso dicembre, su questo punto, par di capire che non sia chiarissima, anche se dice inizialmente che ha accolto i ricorsi, e stiamo verificando anche questa questione con il Ministero degli Interni, che dovrebbe appunto esprimere eventualmente il commissario. Sul punto 2, l'avanzo di amministrazione. Per quanto riguarda appunto l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 98, il Comune di Venezia alla fine dello scorso anno ci ha riconosciuto quanto stabilito, circa 800.000 euro, senza tuttavia riconoscerci gli interessi, come invece ha stabilito anche la sentenza del Consiglio di Stato. Su questo abbiamo dato mandato ai nostri legali per promuovere ogni azione finalizzata appunto al pagamento di questi interessi. Sul terzo punto, la questione delle società. E questo è il punto più controverso e credo sia anche il punto che rischia di, non so come dire, allungare fuori di ogni ragionevole tempistica tutta quanta la questione. Dopo due sentenze del Consiglio di Stato, la provincia ha rideliberato su questo punto con un proprio provvedimento di qualche settimana fa. Dal nostro punto di vista, la provincia ha fatto un provvedimento illogico, contraddittorio e devo dire in grandissima parte difficilmente accettabile per noi, soprattutto per le motivazioni che sostanziano questo provvedimento. Siamo detti, insomma, parla del fatto, come sapete, che se togliamo una quota del 6% alla totalità delle azioni del Comune di Venezia, la società che subisce questa sottrazione avrebbe un radicale cambiamento, diciamo, della governance della stessa società e così via, oppure per quanto riguarda CTV, il fatto che CTV non svolge servizio, non interessa, insomma, il nostro comune e così via. Se da un lato, appunto, come dicevo, la provincia riconosce il nostro diritto ad avere un corrispettivo in denaro, e dai calcoli fatti sono poco più di 6 milioni di euro, a seguito appunto della cessione delle quote di alcune società, e riconosce il nostro diritto ad avere una quota di partecipazione in alcune società minori, mi viene in mente l'Abate Zanetti di Murano, e promo qualcosa, non so più, dall'altro lato non ci riconosce il diritto ad avere invece una quota di partecipazione in società che naturalmente riteniamo importanti, quali ACTV, Veritas, la VM, il Casino stesso. E lo fa questa esclusione, la provincia, sulla base di motivazioni abbastanza cervellotiche, come, e su questo mi pare, insomma, di esprimere un dubbio comune a molti, come se volesse fornire il pretesto per alimentare il contenzioso. E anche questa, e anche qua, par di esprimere quello che molti altri condividono, e anche questa potrebbe essere una strategia per allungare i tempi e per procrastinare nel tempo appunto la soluzione del problema.
Quindi, dopo questa delibera della provincia, quella fatta appunto il 17 gennaio di quest'anno, noi dobbiamo decidere cosa fare. E abbiamo ritenuto opportuno che questa decisione su come proseguire appunto su questa questione, su questa vertenza ad oggi, fosse condiviso dal Consiglio Comunale, perché questa è una questione sulla quale il Consiglio ha sempre trovato una propria unità. La proposta contenuta nell'ordine del giorno che avete avuto, è stato inserito appunto nella delibera, è quindi quella di prendere atto che la delibera numero 1 2014 della provincia di Venezia è per noi poco digeribile, per la parte che riguarda la nostra estromissione dalle società di cui dicevo prima. Dopodiché, detto questo, noi dobbiamo decidere cosa è meglio al fine di tutelare gli interessi del nostro comune. Quindi la domanda che ci dobbiamo fare è se dobbiamo continuare la vertenza patrimoniale contro il comune di Venezia e in questo caso anche contro la provincia di Venezia in tutti i gradi di giudizio e nelle sedi competenti, così come abbiamo scritto nella proposta che abbiamo visto anche ieri sera. Se lo facciamo, se decidiamo di continuare, credo che dobbiamo essere convinti che questa è la cosa migliore da fare, sapendo anche che alimentare il contenzioso con un altro ricorso comporta costi, comporta allungamento di tempi e allontana, a mio avviso, il momento della soluzione, dell'eventuale soluzione del problema. Perché penso, insomma, che con ricorsi sempre presenti, ancorché riguardino solamente un aspetto della situazione, c'è sempre un pretesto, diciamo così, per eventualmente non chiudere la partita. E penso che dobbiamo essere consapevoli di questo. Ma se è questo che dobbiamo fare, cioè se è il continuare con un ricorso e quindi impugnare la delibera della provincia, se è questo che dobbiamo fare per vedere finalmente riconosciuta la nostra comunità quanto ci spetta di diritto, dobbiamo farlo con convinzione e avvalendoci anche ovviamente della competenza dei nostri legali, che ringrazio per essere qui questa sera, che da anni sono al nostro fianco e che sicuramente non ci abbandoneranno nell'ultimo miglio, come diciamo. È ovvio che qualora ci fossero delle proposte da fare, da parte delle proposte fatte da parte del Comune di Venezia, finalizzate a dare una soluzione definitiva all'avvertenza, una soluzione che ovviamente deve essere rispettosa anche dei principi che abbiamo sostenuto in questi anni, noi saremo naturalmente ben disponibili a valutare tutto questo in questo Consiglio. Io mi permetto quindi di rivolgere a tutti voi un invito, è quello di riflettere appunto su cosa sia meglio fare per il bene del nostro comune. So che non è una cosa semplicissima, so che il dubbio serpeggia in molti di noi per capire come comportarci in questa vicenda. Io penso anche, lasciatemi questa battuta, che tutti noi dobbiamo probabilmente mettere da parte, affrontando questa questione, qualche tono e qualche accento che più si addice a dei tifosi piuttosto che a dei consiglieri comunali responsabili. Ecco, io credo che questa sia appunto una questione in cui dovremo veramente fare ricorso al nostro senso di responsabilità. Io penso, spero, che dal consiglio di questa sera, dal dibattito che seguirà, possiamo trarre, insomma, con l'aiuto anche, come dicevo prima, dei nostri legali, possiamo trarre tutti quanti degli elementi utili per poter decidere al meglio e ovviamente, a seconda di quanto sarà detto, sarà esplicitato in Consiglio Comunale, di quanto sarà il risultato del dibattito, ovviamente alla fine valuteremo il da farsi. Grazie. Grazie signor Sindaco.
Adesso lascio la parola al professor Bertolissi e poi eventualmente, insomma, possiamo intervenire. Si possono intervenire. Prego. Perfetto. Saluto tutti. Saremo anche molto sintetici, alcune cose le dico io molto brevemente, poi il collega Piva. Sì, il sindaco ha ricordato che ormai qui ci avviciniamo a 15 anni, insomma, stiamo proprio a considerare i dettagli. E devo ricordare che comunque questa è una vicenda che capita, visto che qui siamo come legali, anche di rado, perché abbiamo vinto sempre tutto. Cioè, questo, bisognerebbe partire da questa premessa. Cioè, tanto per dirvi, ecco, qui siamo a discutere di una questione nei termini in cui dovrete discuterla sulla base delle premesse che ha fatto il sindaco. Bisogna rendersi conto che dobbiamo vergognarci del paese in cui siamo, perché evidentemente, se abbiamo tra l'altro due giudizi davanti alla Corte Costituzionale, vi invito, oltre che TAR Consiglio di Stato, perché intendiamoci, è andata sempre così, che cos'è che si deve fare di più? Non lo so. E giustamente, diceva il sindaco, abbiamo visto quasi niente. Ecco, quindi questa premessa dice: se noi facciamo le altre cause, le vinciamo tutte, non cambierà nulla, no? Giusto? Ecco. Allora, io credo di poter dire questo. Solo per dare un'idea di che cosa può essere avvenuto. Nelle sentenze, soprattutto nella sentenza, la prima sentenza che c'è stata resa dalla... No, scusate, non la prima, la seconda, quella estensore, tra l'altro Ugo De Siervo, che ci ha dato ragione sul giudizio sulla legge regionale che stabilisce i criteri in base ai quali si dividono le spoglie, tanto per dire. Quella è una sentenza di una precisione millimetrica, la quale aveva poi aggiunto una cosa che è di buon senso: tutto meno quello che proprio è di una comunità, di Venezia, serve solo a Venezia, per Venezia, altrimenti ci va di mezzo Venezia. Ecco, però c'è stata sempre una premessa di fondo, e lo dico questo, lo ricordo, perché quando si fanno discorsi di altro genere, specie per le società, è venuto fuori l'argomento dei cittadini di Venezia e dell'intero comune di Venezia contribuenti. Cioè, i comuni di Cavallino Treporti, ecco, con i suoi cittadini, ha contribuito, ha pagato le imposte che hanno interessato indistintamente tutto il comune di Venezia. E questo era l'elemento unificante di base che non consente di fare, tra l'altro, queste distinzioni. Pensate al casinò, dite il casinò come può essere considerato opera di bene, naturalmente, pia istituzione, ecco, di cui devono godere soltanto i cittadini di Venezia. Cioè, è una roba che non sta né in cielo né in terra. Adesso, qui, cioè, voglio dire, è stato dato, cammin facendo, un'interpretazione, meglio, si pretenderebbe di atturare il criterio così. La legge, la Corte Costituzionale, ma anche gli altri giudici hanno detto tutto meno qualche cosa per cui si dice resta a ciascuno, a Cavallino, oppure resta a Venezia, perché c'è una connessione così intima con questi due ambienti, territori e comunità, che si deve dire effettivamente è una cosa loro, oppure perché si altera, no, quel governo delle società. Ma quando non ci sono questi dati, e in larga misura le società che ha indicato prima non hanno questi requisiti, si tratta di una spoliazione dei diritti che spettano ai cittadini di Cavallino Treporti. Allora siamo passati dal tutto meno a niente, ad eccezione di, perché questo è il modo di affrontare il problema dei dirimpettai, si fa per dire che sono dall'altra parte. Allora, adesso qua, sindaco, è difficile la questione, perché sa, si sta poco a passare dalla riflessione di carattere giuridico a quella invece che politica, perché il dato di fondo è questo. Allora io mi limito a dire a questo proposito che cosa.
mi pare di capire, insomma, prima o poi bisogna chiudere la partita. Io credo che si tratta di mettere comunque vicino quello che loro offrono attraverso la provincia, la delibera della provincia di Venezia, e che cosa di per sé sono le attese del comune o può essere il quantum che aspetta. Un minimo di considerazione questo dato ci vuole. Oh, bisogna anche tenere presente che la questione comincia nel 2000, per non dire 1998. I conti si devono fare, anzi 1998, si devono fare a quella data. Voi sapete che poi, più che il capitale, sono gli effetti di moltiplicatore che il tempo produce in termini di interessi e di altro ancora, quindi bisogna tener conto anche questo. Ma allora che cosa mi sento di dire io conclusivamente su questa breve premessa, e dopo parla lui delle iniziative? Qui almeno mi sentirei di dire a voi, che qui vi vedo adesso come clienti, affezionati, perché non ci siamo lasciati, e d'altra parte, scusate, tutte le operazioni per quanto ci riguarda sono perfettamente riuscite. Se dopo, va bene, non ci danno l'ossigeno, ci tagliano, non so, i viveri sotto altro profilo, ci cambiano le siringhe, eccetera, eccetera, questo è, cioè viviamo in questo stupendo paese. Ecco, io mi sento di dire questo almeno, ecco, poi voi avete la competenza, cioè si può frenare finché si vuole, ma non si può perdere, mi sentirei di dire adesso, cioè lasciare correre dei termini per cui, passati quei termini, non si può fare più niente. Ad esempio la delibera della provincia. E la delibera della provincia bisogna che sia diciamo impugnata entro il termine breve, che sono 60 giorni, no, da quando è stata adottata. Certo, lo può fare anche il comune dal suo punto di vista, ma è fuori discussione che al 60° giorno neanche Gesù Cristo dopo la cambia. È assolutamente inoppugnabile, come si dice, quello che c'è dentro basta, diventa la traduzione in atto delle regole completamente diverse che di per sé sono state previste dalla legge, che si trovano anche nelle sentenze dei giudici. Quindi io posso dire, andiamo al minimo a fari spenti, ecco, ma se si accettano e si lascia passare appunto queste scadenze, dopo io credo anche che il potere contrattuale si affievolisca enormemente. Quindi almeno da tenere con uno profilo, oh, guardate che, se posso dire, signor sindaco, no, anzi a tutti e due, perché qua ci sono, questa è proprio stata una conduzione unitaria, noi siamo stati sempre dei gentiluomini assoluti, cioè dico tutti, è vero? Se c'è stato qualcuno che non è stato in linea con le tradizioni veneziane e con la nobiltà veneziana, sono proprio quelli di là, Quindi è fuori discussione che eventualmente nel riparto l'eleganza è toccata a voi, perché di là io non ho nessun problema a dirlo al sindaco. Quello che c'è adesso è anche quello di prima, che è un amico carissimo, Massimo Cacciari, il quale, se gli parlate di sta roba, si tappa le orecchie, che non vuole neanche sentirne dire. Ma questa è una rimozione che vale a livello psicologico, ecco, esistenziale. Non ce la fa a sopportare la tragedia dell'abbandono. Voi capite che accade nelle migliori coppie, ecco, quindi è vissuta così. Però se si fanno un poco di conti, un po' di robe, ecco, io credo che il dato del conto della eccetera è da tenere presente. Poi la decisione la prendete naturalmente, ma io credo senza trascurare anche questi dati. Comunque, se voi mi dite, no, mi dite, ve l'ho già detto che cosa io penso che si debba fare, ecco, in questo momento. Anche perché se poi, credo, passa questo termine, dopo si è più o meno alla mercé, è vero. Quindi almeno, e dopo proseguire, diceva il sindaco, magari lo hanno fatto per tenere vivo il contenzioso e differire. Può essere anche questo, naturalmente. Può essere anche che accada un domani, perché può essere che a un certo momento, non so per quale ragione, si finisce davanti a un giudice il quale, per non perdere a leggere e scrivere, dice: ma come? È già capitato altre volte, rifai i conti, va bene, rimette le cose a posto e dopo allora esplodono le somme. Certo che è come giocare al gratta e vinci, in qualche modo, o comunque puntare su una ruota, un terno, ecco. In ogni caso teniamo sempre presente che fino adesso veramente non è stata persa una causa, ecco, perché il Consiglio di Stato dopo ha lavorato su questa categoria, ha dato un aiutino, ecco, finché vogliamo, ma la provincia, che ha avuto tra le mani
ridato il potere e dovere di intervenire rifacendo la delibera, io credo che avrebbe dovuto deliberare diversamente, perché qui non si può confondere il diritto con la politica. Si capisce che il diritto o la regola si può, diciamo, la determinazione ha una banda di escursione che va da A a B, tanto per intenderci, ma si tratta di stare dentro questo limite minimo e questo limite massimo, e si sarebbe dovuto dare applicazione alla legge regionale, alle decisioni, e qui si misura anche la caratura evidentemente dell'ente che è stato investito di questa funzione. Non ci sono santi, ognuno ha il potere, ha il dovere, dopo si assume anche le responsabilità di quando decide. Avrebbe potuto fare l'arbitro e non invece, ecco, giocare la partita, diciamo, utilizzare il fischietto in modo non propriamente consono, perché questo è quello che è accaduto, intendiamoci. E adesso Paolo qua vi dice che, se posso, sì, toccare, sì, prego. Ecco, integrando che cosa sulla carta si può fare, e dopo evidentemente tutto lo deciderete voi. Grazie professor Bertolissi per l'estrema chiarezza. Adesso lascio la parola all'avvocato Piva, prego. Sì, allora buonasera a tutti. Intanto io non voglio più di tanto dilungarmi su questioni di tipo tecnico che magari forse interessano fino ad un certo punto, però credo, come in fondo è stato anche già detto, che sia necessaria che queste azioni che noi abbiamo intrapreso fin dal 2000-2001, siamo andati per la prima volta in Tar Veneto, non siano abbandonate all'ultimo secondo, perché in effetti purtroppo davanti al giudice amministrativo nei confronti di una pubblica amministrazione sappiamo tutti che se rinunciamo a qualche tutela, questa diciamo a qualche azione, non impugniamo nel caso in cui riteniamo un atto non diciamo consentaneo ai nostri interessi, purtroppo questa situazione diventa irreversibile, inoppugnabile per l'appunto, e quindi credo che anche quest'ultima delibera della provincia di Venezia, che effettivamente sembra aver lasciato quella correttezza e quella, come dire, imparzialità che aveva dimostrato all'inizio, non può essere lasciata così e rischiare che in qualche modo comprometta interessi, e soprattutto anche da un punto di vista patrimoniale, rilevanti dell'amministrazione comunale e della collettività di Cavallino. Cioè, in riferimento ad alcune società, in modo particolare il casinò, sappiamo tutti che il casinò ha un valore importante, lasciar correre che a Cavallino non spetti nulla su un valore sicuramente importante di tipo patrimoniale, sembra a noi almeno come legali che non sia fare come dire, il bene della collettività, e che quindi questa delibera debba essere impugnata. Ecco, ritenere che, come probabilmente avevano avuto anche un piccolo assist del Consiglio di Stato, che il Casinò di Venezia sia un ente strumentale dell'amministrazione comunale, è del tutto scorretto. Vi faccio notare solo una cosa di tipo tecnico, che già la Cassazione e anche le commissioni tributarie a più riprese hanno detto che il Casinò di Venezia non è affatto un ente strumentale, è una società di tipo commerciale, e il Comune di Venezia paga le tasse su questa società. Quindi non si vede per quale motivo questi ritengono di poterlo qualificare come servizio di interesse generale, rispetto al quale peraltro fanno valere che un venir meno ipotetico di una quota del 6,82 dovrebbe comportare chissà quale danno irreparabile per il Comune di Venezia. Sembra ci sia semplicemente una cattiva volontà al di sotto di questa delibera, che è stata ispirata probabilmente da legali diversi da quelli che seguivano la provincia di Venezia originariamente, era seguita dal professor Domenichelli, come forse tutti noi ricordiamo, e oggi non c'è più. E quindi purtroppo non c'è questa stessa correttezza anche nell'approccio ad una tematica così delicata. Ecco, una sola parola, in effetti dal punto di vista così proprio generale della vicenda, l'ultima volta che siamo stati in Consiglio di Stato, il Presidente ci ha detto in modo chiaro, questa vicenda doveva essere chiusa tantissimo tempo fa,
È possibile che sia ancora in piedi, semplicemente, probabilmente per mancanza di senso istituzionale da parte di qualcuno. Questo qualcuno non è stato sicuramente l'amministrazione comunale di Cavallino, ma è chiaro ed era evidente anche da tutti gli atti, da tutti i documenti in atti, che era il Comune di Venezia, che continua con azioni defaticatorie a sperare di non dover dare assolutamente nulla. Ora, a fronte di queste nuove tematiche, di queste nuove possibilità di impugnazione, ecco, c'è la possibilità, prima di tutto, di chiedere gli interessi che almeno quelli, bontà sua, il Consiglio di Stato ha voluto riconoscere come dovuti rispetto all'avanzo del 1998. Questo è un atto semplicemente dovuto e anzi, sotto il profilo della responsabilità degli amministratori del Comune di Venezia, non c'è dubbio che potrebbe esserci anche una rilevanza di tipo erariale, cioè davanti alla Corte dei Conti questi dovrebbero rispondere, perché se c'è un interesse che deve essere pagato, automaticamente scatta anche la colpa erariale in chi invece non lo paga senza alcuna giustificazione. Poi naturalmente l'altro tipo di iniziativa sarebbe l'impugnativa rispetto a questa, dicevamo appunto, delibera della provincia di Venezia, delibera che va impugnata nei 60 giorni, anche qui non si può lasciare decorrere il termine perché poi diventa inoppugnabile, e comunque ci sono interessi patrimoniali rilevanti della collettività di Cavallino che non ci sembrerebbe giusto semplicemente così abdicare perché per far piacere a qualcuno, perché forse in qualche modo hanno ottenuto un riconoscimento di posizioni che in realtà non aveva alcun senso. E quindi anche rispetto a questa delibera dovremmo evidentemente reimpugnarla in una duplice sede, purtroppo, perché i meccanismi di tutela del nostro ordinamento non sono così agili e così facili da intraprendere, e in effetti sembra che si debba impugnare sia davanti al TAR Veneto sia davanti al Consiglio di Stato, dove siamo in sede di ottemperanza. C'è la delibera naturalmente relativa all'alienazione del casinò di Venezia, e anche su questa riterremmo che possa valere la pena di impugnare, proprio anche per far, per tenere una posizione coerente rispetto all'impugnativa della delibera della provincia di Venezia, perché lì andremo a dire che spetta il 682 anche sulla società e sulle quote relative al casinò di Venezia, e quindi necessariamente anche quella delibera che invece dimentica il diritto di proprietà del Comune di Cavallino Tre Porti e che comporterà un'alienazione delle quote, ovviamente riterremo di dover far valere i vostri interessi. E infine c'è la possibilità, probabilmente forse opportuna anche questa, naturalmente può sembrare una cosa un po' dura come atteggiamento, però ci è sembrato anche in questo senso di consigliare di far presente al sindaco e all'amministrazione che sarebbe forse opportuno anche di impugnare in sede di Cassazione, proprio perché la ultima sentenza del Consiglio di Stato non è del tutto rispettosa neanche della pronuncia della Corte Costituzionale. E allora anche lì, evidentemente, qui non abbiamo tematiche, diciamo, di decadenza a breve, perché qui stiamo parlando di diritti fondamentali, stiamo parlando di ottemperanza, e l'azione per l'ottemperanza dura 10 anni, però anche lì, per far capire al giudice amministrativo che vorremmo una soluzione a breve, possibilmente equa, di questa annosa vicenda, forse sarà opportuno anche impugnare in sede di Cassazione la sentenza nella quale, fra le altre cose, si ritrovavano affermazioni non del tutto coerenti e rispettose con il dettato della legge e soprattutto con la volontà espressa dalla Corte Costituzionale, che sappiamo essere il giudice superiore a tutti e anche al Consiglio di Stato, perché è il giudice delle leggi, per l'appunto. Ecco, quindi queste sono le iniziative che noi avremmo individuato a favore del Comune di Cavallino, e speriamo naturalmente anche da questo dibattito emerga l'opportunità di seguirle, proprio per portare a casa un risultato che oramai non dovrebbe essere così tanto distante. Capiamo che per qualcuno può sembrare strano, ma alla fine gli argomenti anche vengono un po' meno
perché si sta stringendo alle corde un'amministrazione che è renitente al massimo, che è quella del Comune di Venezia. A un certo punto non avrà più argomenti neppure l'amministrazione comunale di Venezia, e quindi speriamo che si possa chiudere in un tempo non troppo lungo. D'altro canto, questo è il paese che ci ritroviamo. Sappiamo che i giudici non sono così veloci nel decidere, ma certe volte, insomma, alla fine la giustizia arriva ed è anche inesorabile dei suoi contenuti. Vi ringrazio della vostra attenzione. Grazie mille, Avvocato Piva. Si è prenotato il capogruppo Vanin e gli lascio la parola, prego. L'ultimo atto di questa vicenda rafforza due convinzioni che mi ero fatto nel corso di tutto questo lungo iter. Il primo è che, l'avete già detto voi, lo dico anch'io, lo sottolineo anch'io, la totale inadeguatezza, ma è un eufemismo, del sistema giuridico amministrativo italiano. Cioè, qui siamo di fronte ad una situazione dove a uno si dà ragione, ma non porta a casa niente. E la seconda è che nel corso di questo tragitto abbiamo perso un organismo che onestamente ha svolto un ruolo super partes e si è trasformato in un nemico del comune di Cavallino Treporti e della provincia. Comincio dal primo aspetto. Io da amministratore credo di aver provato le stesse sensazioni che prova un cittadino quando è in attesa di una, dopo decenni magari, dell'esecuzione di una sentenza del tribunale civile, come succede spesso. E dice, ma è mega da ragione. Sì, aspetta. Perché, vedete, è assolutamente vero quello che ricordava prima il professor Bertolissi, noi abbiamo sempre vinto. E per fortuna che quello che aveva proposto di realizzare il monumento al professor Bertolissi in caso di vittoria alla Corte Costituzionale, avessimo realizzato un monumento ogni volta che abbiamo vinto, peggio della Russia di Stalin. Avremmo Bertolissi ovunque. Avremmo Bertolissi ovunque. E ad abbatterli. E quindi c'è questo senso di impotenza e di avvilimento. E quindi io dico, bene, fino ad ora le abbiamo vinte tutte. Corte Costituzionale, TAR, Consiglio di Stato, ordinanze, sentenze e pronunciamenti ci hanno dato ragione. Siamo felici, siamo orgogliosi, sì, ma concretamente siamo ancora qui ad attendere che succeda qualcosa davvero utile per la cittadinanza di Cavallino Treporti. Gli stessi 800 circa mila euro di avanzo di amministrazione che noi abbiamo portato a casa e che voglio ricordare addirittura, se non ricordo male, nel 2007 già quando avevo io l'onore di amministrare questo comune, avevamo inserito provocatoriamente all'interno del bilancio di previsione dicendo guardate che quelli proprio è impossibile che non ce li diate. Beh, comunque ci siamo portati a casa senza, se non ho capito male, una lira di interessi. Zero. Quindi voglio dire, anche lì siamo in una situazione quantomeno insomma, che fa sorridere per non piangere però. Vedete, qui abbiamo tante vittorie e per usare un'immagine sportiva sono persino vittorie omologate. Però non abbiamo fatto un passo in avanti in classifica. La provincia. Sembrano secoli, un'era diversa, da quando ascoltavo il professor Domenichelli, lo ricordavamo anche l'altro giorno in commissione, che assieme ai nostri legali difendeva lui la delibera della provincia, noi gli interessi ovviamente del comune, e devo dire lo faceva con grande efficacia. Ma anche la fermezza con cui fondamentalmente la provincia stessa, l'amministrazione stessa provinciale ha difeso quella delibera fino a poco tempo fa. Le ultime due delibere sono state una peggio dell'altra. La prima era come se un alunno a scuola a cui viene affidato un compito ricopiasse il tema. L'alunno descriva con le sue parole, sulla base dei criteri fissati XYZ,
quali quote partecipative vanno cedute al comune di Cavallino Tre Porti. E l'alunno provincia cosa scrive? Tema, due punti, svolgimento, i criteri fissati sono XYZ. Complimenti. Nessuna scelta, nessuna indicazione, nulla di quello che gli era stato chiesto di fare. L'ultima è peggio. Siamo dovuti comunque, ovviamente, non ci siamo fermati lì, siamo dovuti tornare, seconda delibera, e in questa seconda delibera, sì, un ulteriore anno di tempo, in questa seconda delibera che cosa succede? Succede che sembra l'abbiano scritta dei marziani improvvisamente arrivati sulla Terra. Ma come si fa a dire... Sembra, è davvero provocatoria questa situazione, tant'è, e poi arrivo al ragionamento che faccio successivamente, è talmente provocatoria che sembra davvero fatta apposta perché scaturisca qualcosa. Come si fa a scrivere che la CTV nulla ha a che fare con Cavallino Tre Porti? Come si fa a dire che Veritas nulla ha a che fare con Cavallino Tre Porti? Come si fa a dire che il 6,82% tolto da 95 piuttosto che 100 piuttosto che qualcos'altro fa 49? Cioè viene a mancare il controllo. Ma viva Dio, anche un bimbo di prima elementare è in grado di fare queste sottrazioni. E allora mi chiedo, se hanno deciso di fare questo probabilmente... Ma ci sarà qualcos'altro? Ci sarà una motivazione? Non potevano non pensare che questa amministrazione, questi consiglieri reagissero di fronte a questa scelta? A chi fa gioco questa delibera? Fa gioco chiaramente al comune di Venezia e alla sua tecnica dilatoria. Punto. Questo è il dato certo. Ne deduco che il trio Orsoni, Cacciari, Costa abbia acquisito un nuovo alleato. E allora io invito il Consiglio a riflettere, guardate, non sono del tutto convinto, cioè ho un dubbio, ce l'ho e lo voglio esprimere e voglio il conforto innanzitutto dei nostri legali e poi davvero confrontarmi, potermi confrontare con tutti i consiglieri comunali. Strategicamente. A noi, oggi, che cosa conviene? Ci hanno chiuso in un angolo. Sferiamo un altro gancio, sapendo che comunque dall'altra parte abbiamo un incassatore straordinario? O schiviamo il colpo che in qualche modo qualcuno ha cercato di darci? Ricorriamo contro la delibera della provincia per tentare di salvaguardare legittimi diritti da considerare irrinunciabili? La risposta che viene più naturale è sì, certo. E le motivazioni sono quelle, peraltro, che sia l'avvocato Piva sia il professor Bertolissi ci hanno detto. Sono convinto, peraltro, che come ha già anticipato il professor Bertolissi ci farà, visto che siamo clienti affezionati, potremmo godere sicuramente di uno sconto. Ma se andiamo avanti di questo passo, caro professor Bertolissi, sebbene che ne fase una scheda come quando che se fa beva il caffè, e non vorrei sembrare irriverente, ma ogni 10 ricorsi uno gratis, vediamo. Se riteniamo invece che il ricorso possa fare il gioco degli avversari, proviamo a valutare che cosa succede. Sia ben chiaro, io non sto tenendo un atteggiamento rinunciatario, sto cercando di capire che cosa convenga di più a tutti noi e soprattutto che cosa convenga di più all'amministrazione comunale. Qui non è in discussione il fatto che, si voglia fare un favore al Comune di Venezia, anzi, se posso, al Comune di Venezia, cerco di rifarmi rispetto a tutte le angherie che abbiamo subito. Che cosa succede? Allora, quali rischi corriamo? Valutiamoli. La rinuncia delle quote partecipative di società come Veritas e CTV. Cioè, quel 6,82% che ci spetta non lo abbiamo e quindi
come dire, non possiamo dire la nostra all'interno della società. Diciamo la nostra al 6,82%, perché contrariamente a quello che scrive la provincia, non andiamo lì a comandare nel modo più assoluto. Però, innegabilmente, anche dal punto di vista politico, sarebbe un doveroso riconoscimento. Il valore di altre società che ci vengono negate e che ammonta a qualche centinaio di migliaia di euro e ad esclusione a un milione, forse meno di un milione di euro, io ho fatto un po' i conti, se si esclude però la partita casinò, sulla cui partita casinò, a mio modo di vedere, io vorrei essere così fiducioso come l'avvocato Piva, però permettetemi di nutrire qualche perplessità, perché lì c'è il famoso gioco delle convenzioni tra il comune, le società da lui costituite, il fatto che si stabilisca che gli introiti del debbano andare tutti al, entrare in quel gioco per poter vantare quanto anch'io ritengo ci spetterebbe, diventa un ulteriore elemento di contenzioso. Però, insomma, sicuramente se noi non ricorressimo, e nessuno dovesse ricorrere, perderemo questa possibilità di dire la nostra e di difenderci su questo. E dopo? Perso tutto questo, che cosa succede? Quale vantaggio abbiamo tratto? Ecco, e qui ho bisogno sicuramente del conforto e delle spiegazioni dei nostri legali. Mi chiedo, davvero a quel punto, mettendo il caso che il Comune di Venezia non ricorra a sua volta, e nel caso dovesse ricorrere, ovviamente ricorriamo anche noi e quindi tutto il mio ragionamento viene meno, perché a quel punto siamo pari e patta, si ricomincia da capo, perché se il Comune vuole fare il ricorso, lo fa. Non è che se per caso nessuno fa il ricorso ci ritroviamo in una situazione per cui abbiamo un paletto in meno da aggirare e che diventa una sorta, come dire, è una scommessa, lo ha detto il professor Bertolissi. Conviene di più correre il rischio di rinunciare a qualcosa o correre il rischio di prorogare ulteriormente questo supplizio, questo eterno contenzioso? Ragioniamoci, valutiamo. Io vi confesso, il dubbio ce l'ho. Che cosa convenga di più a noi a questo punto? 10 anni fa, 5 anni fa forse anche, il dubbio non l'avrei avuto. Avrei detto avanti sempre. Spianiamo la strada, ci facciamo dare assolutamente tutto. Ma di fronte a una situazione in cui il Consiglio di Stato, al quale abbiamo chiesto di nominare un commissario ad acta, che possa darci quello che non è più in discussione, che è il grosso, tanto per essere chiari, non è la parte delle società, è il patrimonio, quello non è mai stato in discussione. E se mi permettete, signor Sindaco, le segnalo che la ricostruzione fatta con la delibera è carente, perché manca di un riferimento ad un'altra sentenza della Corte Costituzionale, quella del 6 del 2 del 2009. No? Che stabiliva, e io riprendo una frase perché è davvero, come dire, il successo, è più di un successo, era il trionfo, che non appariva discutibile la pretesa dei nuovi comuni di succedere in una percentuale della complessiva sfera patrimoniale del preesistente comune di cui erano in precedenza una frazione. Questa era proprio la frase simbolo sulla quale noi ne potremmo fare lo slogan. Ed è richiamato dove, scusami? Perdonatemi, allora mi sono... Quindi sono due le sentenze della Corte Costituzionale, ok. Questa qui era quella che ha fatto gridare a Cacciari, non vi darò un euro, sui giornali.
Però ci siamo portati a casa questo risultato e siamo ancora qui a chiederci chi, qual è l'autorità che una volta che abbiamo vinto dappertutto ci dica dica al Comune di Venezia, date quei soldi al Comune di Cavallino a Tre Porti. Allora davvero sottopongo a voi consiglio, sottopongo a voi legali le mie riflessioni, diciamoci qual è la cosa che conviene di più a tutti noi. Grazie capogruppo Vanin, lascio ora la... No, prego, vuole aggiungere qualcosa? Ok, abbiamo appurato che c'era anche questa sentenza. Questa è l'altra che mancava. Va bene, lascio ora la parola alla capogruppo Roberta Nesto, prego. Ringrazio il sindaco, i colleghi e soprattutto il professor Bertolissi e l'avvocato Piva per gli stimoli di questa sera. Sono assolutamente così, molto amareggiata per tutta una serie di situazioni che in parte sono già state anticipate e sulle quali mi piace tornare, purtroppo. Allora, la legge 11 del 1999 istituisce il nostro comune e questo è il caposaldo 1. Il caposaldo 2 è la sentenza che è appena stata citata, la sentenza della Corte Costituzionale, la numero 32 del 6 febbraio 2009. E sembra dagli atti successivi che questa sentenza sia andata nel dimenticatoio. Invece, e tutti l'abbiamo letta più volte, l'abbiamo, oserei dire, con termine un po' più importante, studiata, e da questa sentenza avevamo tratto tutta una serie di considerazioni positive. Ed è in quel momento lì che tutti abbiamo avuto la sensazione che finalmente il Comune fosse messo al sicuro, che finalmente il Comune avrebbe avuto quello che gli spettava. Fino a quel momento lì, tutto sommato, qualche dubbio ancora c'era. Ed è da quel momento che c'è stato sicuramente il cambio di rotta. Ebbene, con questo cambio di rotta poi arriviamo alla sentenza del Consiglio di Stato del 29 dicembre 2011, che tutto sommato ha limitato i diritti del Comune di Cavallino Tre Porti, però non ha stravolto l'impianto dei principi come statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza di circa due anni prima. E quindi anche in questa sentenza del Consiglio di Stato abbiamo avuto la conferma di tante cose che ci eravamo andati a dire. Ebbene, fino quindi al 2011 la situazione era una situazione che lasciava assolutamente ben sperare. E ce lo siamo detti in vari incontri, in varie riunioni. La cosa che ha lasciato assolutamente esterrefatti è stata la delibera numero 8 del 30 gennaio 2013 della provincia di Venezia, che è stato un mero esercizio di stile, presa la sentenza che ho appena citato del 29 dicembre 2011, pressoché copiata, e a questa quindi è... Il Consiglio di Stato non ha potuto che dire: provincia, hai lavorato male, cerca di lavorare meglio, e se non lo fai entro 60 giorni lo farà qualcun altro al posto tuo, e la provincia, per arrivare nei termini buonistici, dico io, per arrivare nei termini, ha fatto la delibera 1 del 17 gennaio 2014 e ha fatto l'amplein. È assolutamente un reo recidivo. Reo perché ha sbagliato assolutamente con la delibera 8 del 2013 e recidiva perché ha sbagliato con la delibera 1 del 17 gennaio 2014. I principi sanciti da questa delibera non sono condivisibili, sono contraddittori. Le motivazioni... A volte si dicono illogiche, eccetera. Cioè, io faccio fatica a trovarle.
faccio fatica a trovarle perché la delibera ha una cronologia di tutto quello che è successo molto ampia, ha un deliberato assolutamente sintetico, oserei dire di 4 righe, e poi rinvia a questo allegato che è parte integrante, e questo allegato porta con sé un foglio di Excel o qualcosa del genere, con la quale praticamente si dicono delle cose che assolutamente non si capiscono molto spesso o si fanno fatica a comprendere. E quindi voi colleghi che mi hanno, e gli avvocati che mi hanno preceduto, alcune cose le hanno già dette, io non voglio tediare nessuno, però effettivamente quando si dice per ACTV il servizio pubblico locale gestito nel solo territorio del Comune di Venezia, francamente non è neanche una motivazione, è negare un fatto oggettivo storico. Poi quando si dice di AMES e come tante altre società che il Comune di Venezia detiene una partecipazione totalitaria nella società e il subentro porterebbe a un radicale cambiamento della forma di controllo, addirittura non si capisce né in che termini né come, non c'è un'analisi, c'è soltanto un assunto che assolutamente viene confutato da un assunto che viene assolutamente confutato dai fatti. Se poi volessimo andare avanti, ci si ripete ancora per l'AMAV, ci si ripete per il casinò. Penso che poi, per quanto di poco interesse, la perla arriva per Veneto Spiagge, non ci interessa magari questa società, ma la motivazione è sicuramente quella che detiene, anche qua si torna sempre al discorso del controllo. La 27, che è Promo Venezia, mi ha incuriosito per curiosità, come dire, pura curiosità, non perché abbia agli effetti nostri un qualche tipo di rilevanza, ma Promo Venezia è il consorzio di promozione turistica che la legge 33 del 2001 aveva previsto, no? Nel momento in cui arriva l'STL di Cavallino Treporti, di qualche anno più avanti, si arriva a costituire il consorzio di promozione del comune di Cavallino Treporti, chiamato Parco Turistico. E quindi non si capisce perché ci si viene. Qui sì, manca un'analisi di quello che ha senso fare. Sicuramente si fa riferimento al momento di costruzione del comune, però bisogna anche interpretare in base a quello che è successo. Quindi comunque non si dà al comune di Cavallino una partecipazione che per legge non lo si può più dare, perché non si fa più parte. Eventualmente si riconosce un criterio diverso. Quindi insomma la provincia, tanto per farla breve, non ha adoperato nessun tipo di criterio che sia in linea con le normative. Si è limitata a fare un pedissequo lavoro, perché gli è toccato farlo, a seguito della sentenza che citavo prima del Consiglio di Stato, un lavoro assolutamente pedestre. Allora dico, con grande amarezza, perché purtroppo, oltre a essere il capogruppo di questo gruppo in consiglio comunale, sono anche consigliere provinciale in maggioranza. E questo è quindi l'amarezza, perché dico assolutamente prendo le distanze da questa delibera della giunta, l'ho già fatto, lo farò anche in provincia con i modi e le modalità che purtroppo sono molto scarse, perché è una delibera di giunta e quindi poco un consigliere provinciale può fare. La scusante di ritenere la provincia un ente che ormai sta per chiudere, che quindi non ha più capacità, non ha più grosse competenze, non ha più grosse risorse, mi pare abbastanza scarsa su come giustificazione in questa vicenda, in quanto, ob torto collo, comunque la provincia oggi aveva in mano una questione davvero importante. E quindi doveva, a maggior ragione, esercitare in maniera positiva quello che era il suo ruolo. Detto questo, però, e anche permettetemi lo sfogo e l'amarezza, ci sono dei dati oggettivi che emergono, cioè che il Comune di Venezia, che è l'ente debitore, non mi pare che abbia alcun interesse a chiudere il contenzioso. Cavallino Treporti si sta rendendo conto, anche per le parole del sindaco nei giorni scorsi, per le parole di altri consiglieri, di colleghi,
che avrebbe tutto l'interesse a chiudere il contenzioso, ma che però tutto sommato bisogna stare attenti di non svendere come a una vendita di fine stagione quelle che sono le nostre opportunità. Perché una volta chiuso un contenzioso, si è chiuso, e se si è chiuso male, non è che poi si possa dire mi sono sbagliato, riprendo, eccetera. Quindi la decisione, che peraltro però non è totalmente nostra, perché noi non possiamo prescindere dal fatto che potrebbe essere Venezia a ricorrere, e quindi di conseguenza le nostre scelte sono sempre scelte che si fa fatica a fare, perché tra l'altro non si sa quali sono le scelte che farà l'altra parte. Pertanto, dico questo, non è facile decidere quale potrebbe essere la soluzione più appropriata. L'ordine del giorno di questa sera che ci ha portato qui a discutere di questa importantissima questione è un ordine del giorno che lascia, e di questo facevo plauso al sindaco, aperte varie possibilità in base a quello che accadrà, tant'è che si dice a tutelare gli interessi del Comune di Cavallino Tre Porti, proseguendo pertanto nell'avvertenza patrimoniale in tutti i gradi di giudizio, le sedi competenti, eccetera, eccetera. Si aggiunge anche la disponibilità a verificare eventuali proposte conciliative che dovessero arrivare. Quindi è una formula talmente ampia che lascia spazio a quelle che potrebbero essere tutte le iniziative. E questo va benissimo in un deliberato. Certo che però ci si chiede, ebbene, quando anche i nostri concittadini ci chiederanno ma allora cosa avete deciso, cosa si farà, cosa concretamente firmerà, che mandato darà il sindaco agli avvocati, il sindaco che rappresenta l'ente, e questa è una scelta, la scelta più delicata che forse in tutti questi anni ci si deve trovare a fare. Perché gli anni scorsi, tutto sommato, io contesto una cosa, si doveva, e lo dico non perché per sterile contestazione politica, ma perché mi serve per dire cosa si dovrebbe riuscire a fare adesso. Fino al 2009, dicevo prima, c'è stata c'era una situazione di forte preoccupazione per quello che sarebbe stato l'esito presso la Corte Costituzionale. Dal 2009 in poi invece i giochi erano fatti, quindi 2009 fino al 2011-2000 che è la sentenza del Consiglio di Stato, secondo me in quel momento si doveva fare un'azione molto più incisiva, soprattutto nel corso del 2010-2011, più incisiva, proprio per costringere il Comune di Venezia a non dilatare ulteriormente i tempi. Ed era quella un'opportunità che abbiamo avuto e che forse, col senno di poi si fa presto anche a parlare, peraltro, per cui me lo dico anche da questo punto di vista, che dovevamo cogliere. Io l'ho anche in qualche modo detto, dopodiché è una vicenda in cui precedenti non ce ne sono, che è forse unica nel panorama giuridico italiano e che, visto quello che sta succedendo a noi, sicuramente ha fatto bene il Comune di Fiumicino a chiuderla con la transazione, perché ci sono due precedenti in Italia, quanto mi risulta, non so se ce ne sono tanti altri, ma non credo perché non ho trovato. Quindi dico, uno chiuso con una transazione di lì a pochi anni e il nostro che sta andando avanti perché evidentemente non Cavallino, ma Venezia non vuole, Cavallino Tre Porti, ma Venezia non vuole chiudere. Allora dico, dopo è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato e dopo abbiamo visto tutte le azioni che sono state fatte, che hanno portato ad avere la conferma di quello che noi pensavamo, ma non nessun risultato concreto. Allora io dico, e torno al ragionamento che stavamo facendo, ma cosa ci conviene fare oggi? Allora, ho sentito l'avvocato Piva che diceva prima, attenzione, c'è un termine che scade, assolutamente, c'è un termine che scade. Quindi bisogna prendere una decisione. A mio modo di vedere, noi non possiamo impugnare tutta la delibera, dobbiamo impugnare la delibera per quota parte, per quelle che sono le motivazioni, ed è l'unica cosa che possiamo fare, però dobbiamo cercare di porre in esecuzione, e vengo alla risposta, la parte che ormai si è consolidata. Porre in esecuzione piuttosto che cercare di trovare lo strumento cogente nei confronti del Comune di Venezia, per la parte patrimoniale, per la parte degli interessi, per la parte, io dicevo, facciamo un precetto, facciamo un pignoramento, facciamo qualsiasi cosa che voi riterete opportuno, lo sapete meglio di me, però dobbiamo assolutamente procedere,
perché purtroppo l'intento dilatorio del Comune di Venezia è chiaro, è forse l'unica cosa chiara in tutta questa confusione, altrettanto chiaro è come male ha lavorato la provincia di Venezia, altrettanto chiaro è che forse in passato abbiamo perso dei treni, ma non per colpa nostra, o non solo per colpa nostra, è anche chiaro che però purtroppo in questo momento di difficoltà, se non troviamo il modo di essere incisivi, se non troviamo il modo di essere incisivi, purtroppo perdiamo degli altri treni. È questo che a me preoccupa. Quindi, che cosa si decide di fare? Sicuramente non perdere treni, non essere a mercé di Venezia, sicuramente fare un'azione, ma bisogna anche diversificare le azioni in maniera da essere più incisivi possibile. Dopodiché, sapete che oggi come oggi, l'unica cosa che preoccupa i funzionari di basso o di alto rango che siano e gli amministratori di qualsiasi ente siano, sono le responsabilità personali e patrimoniali. Allora, a questo punto io credo che se l'unico linguaggio, l'eleganza che abbiamo, il fair play, la, come dire, spirito di colleganza tra enti che c'è stato finora, credo che adesso vada dimenticato. Ma non perché dobbiamo essere buzzurri, arroganti, piuttosto che scorretti, ma perché noi dobbiamo continuare a essere corretti, ma dobbiamo portare a casa il risultato per il nostro comune. Perché purtroppo finora il nostro fair play, la nostra correttezza istituzionale, la nostra correttezza processuale ha sicuramente premiato dal punto di vista delle carte, ma non dal punto di vista pratico. E quindi scusatemi, ma io quello che chiedo, e lo chiedo agli avvocati in particolare, ma lo chiedo anche al sindaco, qualsiasi iniziativa che si ritiene di intraprendere, troverà il nostro accordo, supporto, eccetera, però non possiamo oggi come oggi rimanere fermi e non basta più fare ricorso. La formula tradizionale in questa vicenda, io so che il ricorso è quello che normalmente si fa, però in questa è una vicenda che è talmente, passatemi il termine, sui generis, che non possiamo accontentarci di fare le cose tradizionali, le cose normali. Bisogna probabilmente innovare la giurisprudenza con qualche azione, dico così, però insomma vedete voi dopo, perché effettivamente se no a capo non ne veniamo e purtroppo questo comune non può permettersi 13 anni. Dopodiché, ripeto, non credo che Venezia abbia le risorse, però dobbiamo costringerla ad andare, prego, esatto, però anche fatti nostri, perché se li avesse forse ce li darebbe. E siccome come comunque, che li abbia o non li abbia, sono fatti d'oltre acqua, ma a noi interessa però portare a casa, noi dobbiamo costringere i signori di Venezia che se non li hanno vadano a chiederli a qualcuno che li ha e se li hanno che comunque ce li diano e comunque venire a capo di questa vicenda. Non dico in termini rapidi subito tutto, dico quantomeno trovare una soluzione, perché se no non riusciamo a... Quindi azioni diverse. Azioni da vari punti di vista, anche valutare se ci sono delle responsabilità personali di qualcuno. A mio modo di vedere qualche responsabilità personale c'è, forse anche su chi ha fatto delibere, su chi ha fatto qualche atto, qualche istruttoria. E quindi credo che a questo punto vada assolutamente la pena di valutare azioni a 360 gradi. Grazie capogruppo Onesto, lascio la parola all'avvocato Piva. Beh, allora sì, intanto un attimo solo, gentilmente. Si era prenotato il capogruppo Vianello, un attimo solo. No, sarò brevissima, però visto che il capogruppo veniva aveva esposto un interrogativo nei confronti di tutti i consiglieri, volevo così dare una risposta. Innanzitutto volevo così ribadire alcuni concetti che sono usciti che sono stati ribaditi da chi mi ha preceduto negli interventi. Innanzitutto del contenzioso che dura da 13 anni e non si vede e non si tende alla fine. E dall'altro però gli avvocati mi dicono sì, sono trascorsi quasi 15 anni, però siamo in un momento in cui la cosa non può avere ulteriori sviluppi, la giustizia deve fare il suo corso e qui mi trovo in una situazione che non so come cittadino prestato alla politica, non so come agire per fare gli interessi dei cittadini, della comunità.
Poi dall'altra c'è la delibera provinciale, che anch'io voglio ribadire che è inaccettabile, e condivido il concetto che ha espresso il sindaco, che pare proprio che sia fatta per alimentare il contenzioso in atto, e pare sia proprio un disegno strategico per allungare in tempi e portare avanti i ricorsi. Dall'altra entro nel merito al ragionamento, all'illustrazione che ha fatto il capogruppo Vanin, che è quello di ha posto due domande. Ricorrere alla delibera della provincia, perché così che sarebbe la cosa di primo impatto, la più importante per garantire gli interessi del comune, oppure valutare e rinunciare qualcosa pur di raggiungere un obiettivo che è quello naturalmente favorevole per il comune. Ecco, io a questi due interrogativi mi unisco al conforto che chiedeva il capogruppo Vanini nei confronti degli avvocati, per se riuscivano così a dare una illustrazione, per dare dei chiarimenti nel merito. Grazie capogruppo Vianello, perdoni un attimo avvocato, lascio la parola al consigliere Zanella. Poi l'avvocato ci può essere utile. Beh, è sicuramente un consiglio molto complesso quello di stasera, e sono evidenti sicuramente due sentimenti: una manifestazione forte di delusione, l'amarezza e fastidio per l'impotenza di poter dare esecuzione a un diritto sancito da tutti i gradi di giudizio. L'esecuzione della sentenza non trova seguito neanche con il giudizio di ottemperanza. Poi la critica aspra espressa da tutti verso l'azione della provincia, che, come ha detto bene Erminio, da posizioni amiche è diventata ha assunto una posizione assolutamente nemica. È difficile non concordare quindi con gli avvocati sul fatto che è inaccettabile subire un provvedimento, quest'ultimo della provincia, che interpreta maldestramente i due paletti fissati dal Consiglio di Stato in esecuzione alla citata sentenza della Corte Costituzionale, entro i quali si può individuare il quantum delle partecipazioni societarie, perché per il resto assolutamente il criterio non è stato messo in discussione, quindi per la parte immobiliare e quindi anche per l'avanzo di bilancio ormai è scontato che il 6,82 è il criterio assoluto sul quale basarsi. I due criteri della territorialità citati prima e delle eventuali razionali disfunzioni dovute a un cambiamento della societario, e anche qui su questi due paletti mi sembra che la provincia ci sia girata talmente tanto intorno che ha stretto la corda al collo a se stessa. Dire, e l'ha detto quasi tutti, che il servizio di ACTV viene svolto solo nell'ambito provinciale, che l'eventuale servizio, soprattutto anche basato sulle memorie del Comune di Venezia, nel comune di Cavallino Treporti un servizio extraurbano, credo sia davvero paradossale. I servizi extraurbani poi sono svolti e seguiti dalla provincia, dovrebbe avere compiutezza lei e coscienza del fatto che non gestisce assolutamente quel tipo di servizio, tant'è vero che le tratte sono Punta Sabbioni, Lido, Venezia, quindi hanno caratteristiche di tratte urbane comunque all'interno di un unico ambito lagunare, gestite direttamente da CTV. Quindi va bene, poi potremo entrare su molte altre questioni, su tantissimi punti potremo discuterne uno a uno e trovare il punto debole. Il punto debole però è anche sui due paletti che sono stati fissati, a mio avviso. Qualsiasi interpretazione che la provincia, sicuramente meglio di quello che ha fatto, potesse aver dato, sarebbe stato causa comunque di un ricorso da parte del Comune di Venezia, a mio avviso, visto l'atteggiamento dilatorio che ha sempre avuto. E allora subentra un po' di sconforto,
perché superato anche quest'ultimo passaggio, io mi chiedo, cioè superata l'eventuale ricorso alla provincia, ha avuto una sentenza definitiva, chi ci garantirà che il Comune di Venezia darà esecuzione all'intero pacchetto della separazione patrimoniale? La vera domanda è questa, ci troviamo tra un anno, magari dopo una nuova un nuovo giudizio del Consiglio di Stato per l'ottemperanza e ci troveremo ancora a chiedere quali strumenti avremo oltre al giudizio di ottemperanza per far sì che il Comune di Venezia dia esecuzione reale, concreta a quanto stabilito da tutti i gradi di giudizio. Il sindaco ha tracciato una soluzione che può essere quella della mediazione, ma siamo convinti che la controparte accetti questo? Non l'ha mai accettato, non l'ha mai voluto in 15 anni. E quindi il percorso della mediazione mi sembra abbastanza difficile. Se decidiamo invece per il ricorso, qui dobbiamo accompagnare il ricorso a tutta una serie di azioni. Rendiamo la vita difficile. Rendiamo la vita difficile sulla vendita del casinò. Impugniamo qualsiasi atto che escluda il Comune di Cavallino Tre Porti da queste azioni che il Comune di Venezia pratica da solo. Segnaliamo alla Corte dei Conti tutti i bilanci, perché se il bilancio non tiene in considerazione ormai quanto consolidato, io mi chiedo davvero anche il revisore dei conti del Comune di Venezia, nonostante le continue segnalazioni che abbiamo mandato anche noi quando eravamo al governo di questo comune, e non ha mai fatto rilevare oppure ha solo minimamente accennato che deve tener conto anche della partita della separazione patrimoniale all'interno del proprio bilancio, perché di fatto il bilancio che ogni anno chiude il Comune di Venezia è un bilancio non veritiero. Quindi l'azione dovrà essere accompagnata su tutti i fronti. E sono d'accordo con quanto detto dalla collega Nesto per quanto riguarda quello che è già consolidato. La sentenza del Consiglio di Stato dice che nomina un commissario ad acta e lo individua nel capo dipartimento, non mi ricordo più di che ministero. Ma questo vale anche per quanto avevamo fatto noi nel ricorso di ottemperanza? Cioè noi avevamo detto date seguito a quanto è già stato definito per la separazione dei beni immobili. Allora facciamo richiesta di questo commissario ad acta che venga nominato subito per dare esecuzione a quella parte che è già certa. Dobbiamo andare oltre, dobbiamo agire su più fronti se questo Consiglio deciderà di ricorrere, anche senza decidere di ricorrere contro la delibera della provincia di Venezia. La domanda posta dal mio capogruppo è davvero significativa. Io davvero chiedo che questo Consiglio approfondisca, anche a seguito del dibattito di stasera, dell'ulteriore approfondimento che abbiamo avuto tutti, non solo i capigruppo, con gli avvocati, di capire quale ordine del giorno e come impostare l'ordine del giorno e quali azioni chiedere al sindaco, alla giunta, di poter portare avanti nel proseguo. Grazie mille. C'è qualcun altro che vuole intervenire prima di ridare la parola ai legali? Niente, allora gentilmente grazie per l'attesa, lascio la parola all'avvocato Piva. Ah, o al professor Bertolissi. Professor Bertolissi, prego. Due parole in croce veramente. E dunque, qui adesso parlo perché adesso è legale, siamo qua, va bene, e parliamoci chiaro, ci hanno già sfottuti, sfottuto un po', no dai. Siamo di casa, aspettiamo la cittadinanza onoraria, tra l'altro il Cavallino, quindi esatto, il titolo terzo, ecco, la cittadinanza onoraria, no,
No, no, no, per l'amor di Dio. No, perché già mi ha ricordato che... Cos'è, 30 bis, no? Sì, e lo so, va bene, però guardate che... Adesso, ma lo sapete voi quanto tempo ci è voluto per il Vajont? No, 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 ma è un paese tragico il nostro. Cioè, guardate che qui siamo... È chiaro che nessuno viene a investire in questo paese. Ma chi volete che venga? Qualche disperato e basta? Cioè, oppure viene un malfattore, non viene uno serio. Perché questa noi la tocchiamo con mano. Perché qui, quando noi diciamo... Beh, l'abbiamo detto quando siamo andati l'ultima udienza in Consiglio di Stato. Dico, Presidente, abbiamo vinto tutto, cos'è che dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare adesso? Perché non possiamo neanche dire, ci scriviamo le sentenze e ci diamo ragione, perché ci avete dato ragione. E noi stiamo... È una cosa kafkiana questa, no? È come aspettando Godot, adesso non voglio fare il no, come si dice, l'imparato, ecco, ma insomma, tutta sta roba, Godot deve arrivare, verrà dopo, verrà domani, torna, va avanti, e tutta la storia è così, e Godot non arriva. Noi siamo in questo, dentro proprio la rappresentazione di Bertolt Brecht, no, è vero? Questo è. Oppure il processo di Kafka, che è la stessa cosa, ecco. Adesso... Io potrei dire che faccio che motivo con riferimento alle conclusioni, ma in fondo anche quello che è emerso, che io rispetto dell'avvocato onesto, cioè io adesso non parlo neanche come legale, ecco, se mi volete credere un istante. Abbandonare, tenendo sempre aperte tutte le porte, tutte le utilità, eccetera, però la denuncia, l'esposto, la Corte dei Conti è avvertita, tenete presente che, ecco, mi permetto forse... Cioè, non di correggere, perché non correggo e ognuno ha diritto di avere le sue opinioni, però in passato ero di questa opinione. Quando vedevo fare una cosa da uno, dico, quello lì sicuramente la fa perché c'è un retropensiero. Andando avanti con gli anni mi sono accorto che non c'è nessun retropensiero e che sono deficienti. Questo è il punto. No, perché qui il tassametro va su. Dovete sempre... Il tempo... No, perché in questo paese, no... È vero che le cose stanno quiete magari per decenni, poi improvvisamente capita un'altra cosa, trovi quello di turno, perché qui ci vuole un giudice che prende a cuore, dice, ma come sta roba qua? Si mette a fare dei conti, vengono fuori conti da far paura. E guardate che qui, se si mettono a fare conti di quel genere, tutto quello che interessa è in automatico dato erariale, per cui io la posso leggere così anche. Loro ciurlano nel manico, ecco, adesso, perché devono per forza di cose andare il più lungo possibile per portarsi a casa una transazione dove non si deve parlare di interessi, perché tant'è vero che non vi hanno dato gli interessi. E allora io la leggo così, non hanno dato gli interessi perché questi sono dei furbacchioni, no, perché se espongono la voce interessi, il collegio dei revisori deve pigliarlo e mandarlo al palazzo dei Camerlenghi, dove cavolo era, in automatico, perché dice questo danno, allora gli devono dare soltanto, solo che adesso la posizione si aggrava, perché noi non li chiediamo e saranno anche condannati alle spese di giudizio, evidentemente, perché quella roba lì non serve avere dei principi del foro per vincerla. Quindi è un passaggio effettivamente di quelli, sì, dite bene, siamo sul filo del rasoio, può andare di qua, può andare di là, ma senza, spogliandoci veramente, perché insomma ci conoscete da parecchio tempo, della questione relativa a che cosa fare, io direi cioè che mi sento, ecco, di dire che in questo momento non vale la pena di abbandonare l'osso. Perché, anzi non lo so, perché qui c'è polpa, c'è tanta polpa. È vero che il comune farà così perché tra l'altro ha un deficit di quelli paurosi, ha bisogno, come per altri comuni, che intervenga insomma sul loro del dissesto lo Stato. Però ecco, andare in esecuzione per tutto quello che c'è già riconosciuto, e questo è fuori discussione, e vedere di coltivare come potrei dire, sempre con senso di equilibrio, ma con grande determinazione, quello che ci può essere di vantaggio. Mettendoti di fronte anche a questo fatto, semmai, all'idea di mollare di più, perché a loro a un certo punto la transazione interessa, perché interessa in modo strepitoso
che non ci siano decisioni che espongono voci che sono sicuramente danno erariale. Perché vero, lei ha perfettamente ragione quanto dice che quello è lo spauracchio. Ecco, però sì, mi fermo qui perché non serve adesso Paolo, chiude o dice... Prego, Avvocato Piva. Sì. Scusate, ribadire anche secondo me l'importanza invece di essere continui e determinati in queste azioni in un momento che tutto sommato, certo, ci sembra non abbiano portato in questi anni granché alla nostra causa, al nostro interesse, però in realtà siamo in ottemperanza. Ora, in ottemperanza vuol dire che il giudicato, sappiamo tutti, ha un valore di 10 anni, sì, anche questi ricorsi contro la delibera della provincia non è che durino 50 anni, siamo già lì in Consiglio di Stato, le tempistiche dovrebbero essere per codice processuale anche molto più brevi, nel giro di 30 giorni dovrebbero essere fissate le udienze, sappiamo che il Consiglio di Stato non lo fa, purtroppo, ma magari nel giro di 8 mesi, 6, 7, 8 mesi, si ha la conclusione anche su questa vicenda. Ora non si può andare avanti all'infinito evidentemente, no? E quindi il Consiglio di Stato a un certo punto dovrà e potrà anche decidere nominare definitivamente questo commissario ad acta laddove serva. Ora, sulla questione delicatissima naturalmente, quella relativa ai beni immobili e mobili, scusate, rispetto ai quali nulla abbiamo avuto, ma nemmeno c'è stato contenzioso, perché il Comune di Venezia non ha mai impugnato quella parte della delibera del 2001 della provincia dove appunto si determinava il 682 anche per i beni del patrimonio indisponibile del Comune di Venezia, per intenderci palazzi e robe di questo genere. Quindi anche lì la partita è importante. Ne parlavo addirittura con il legale, il collega del Comune di Venezia, il professor Sorrentino, il quale effettivamente diceva sì, sembra proprio che questa parte vi spetti, nessuno mai ha contestato nulla, però questa disponibilità da parte del Comune di Venezia non c'è allo Stato, no? Signor Sindaco, mi sembra che lei stesso abbia avuto dei colloqui con il capo dell'ufficio legale del Comune di Venezia, che assolutamente neanche vuole discutere di questa partita, che invece è lì, che dovrebbe essere inoppugnabile a nostro favore, e quindi teoricamente domani mattina dovremmo avere tutto, e che però finora non hanno dato assolutamente nulla. Come poter ottenere questo? Non è semplice, appunto, la questione è sicuramente nuova dal punto di vista giuridico, non è semplice, però abbiamo una delibera che è inoppugnabile e che quindi non è una sentenza, ma fa stato come una sentenza, e quindi si tratterà di capire se non ce li vogliono dare da soli, se dobbiamo andare davanti al giudice amministrativo eventualmente o davanti al giudice ordinario perché ci dia questi soldi. Possiamo partire anche domani mattina subito su questa vicenda, no? Quindi voglio dire, ci sono effettivamente le azioni, adesso si possono essere messe in atto molto più, come dire, efficacemente che non qualche anno fa. Sì, si poteva forse anche far qualcosa e pensare, ma quando c'è un contenzioso in essere, in piedi, e senza che appunto tutte le questioni vengano portate a maturazione nel modo giusto, si poteva anche pensare che in realtà poi i giudici lasciassero le cose ancora lì e non decidessero nulla. Oggi è un po' più difficile lasciare le cose lì. La stessa sensazione che abbiamo avuto davanti al Consiglio di Stato era proprio questa, che lo stesso Presidente e i giudici si rendevano conto che la cosa non aveva alcun senso che fosse di nuovo riportata davanti ai giudici, che doveva essere chiusa istituzionalmente e responsabilmente da parte delle due amministrazioni in fretta, cosa che non è mai stata voluta dal Comune di Venezia. Ecco, su questo punto mi permetto di dissentire dalla collega Nesto, che sicuramente ha detto cose del tutto condivisibili nella sostanza, ma per la sentenza del Consiglio di Stato ultima in realtà non è così condivisibile nei contenuti, perché anche qui, sì certo, bisogna entrare, ovviamente non può conoscere tutti i dettagli della causa perché avrà visto la sentenza, immagino, ma forse non ha visto tutte le carte di causa. Cioè, obiettivamente, nella vicenda noi avevamo chiesto l'ottemperanza anche nei confronti del Comune di Venezia, perché il Comune di Venezia aveva tenuto atteggiamenti defatigatori molto gravi
che sono emersi da subito, addirittura minacce, lettere di minaccia inviate alla provincia perché non si desse esecuzione, ve lo ricordate, vero? Non si desse esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, ancora quella del 2011, quindi voglio dire, atteggiamenti di una gravità estrema che un giudice avrebbe dovuto segnalare e censurare anche ai fini, ad esempio, delle spese legali, cosa che non è stata fatta. Ecco per questo, diciamo, oggi io sono del parere, ne ho sentite alcuni di questo, anche l'intervento ultimo che abbiamo sentito, è di questo senso, cioè bisogna essere molto più pesanti e più duri di quello che si è stati finora. Abbiamo tutte le ragioni, adesso possiamo anche alzare la voce, e in questo senso però dobbiamo anche far capire a chi ci è di fronte, compreso il Consiglio di Stato in sede di ottemperanza, che naturalmente non intendiamo accettare qualche stupidaggine che è stata scritta pure negli atti, pure nell'ultima sentenza. Ad esempio quella di dire che noi comunque dovremmo ottenere il 6,82 sulle quote delle società tenendo conto di tutto quello che è avvenuto successivamente quando il Comune di Cavallino non c'era più. Se questi hanno fatto bagordi, hanno speso, hanno sprecato, noi dovremmo rispondere? Cioè è una cosa che non sta né in cielo né in terra, vuol dire evidentemente violare il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale, violare il contenuto della legge. Ecco perché, ricordiamoci, c'è un giudizio di ottemperanza che è fra virgolette ancora in piedi ed è sempre aperto, quindi noi siamo lì per andare a discutere e dirgli non ci sta bene questo, ma nel contempo lo faremmo anche in modo piuttosto duro, impugnando la loro sentenza che ha il peso che ha dal punto di vista psicologico davanti alla Corte di Cassazione, per dire guardate che non ci comoda che voi decidiate in questo modo assolutamente e che non si diano le ragioni come stanno scritte nella legge e nelle sentenze, nelle pronunce della Corte Costituzionale. Quindi l'atteggiamento, a mio modesto avviso, a nostro a modesto avviso, è di essere piuttosto duri in questa azione. Non naturalmente, appunto, interessi saranno recuperati pacificamente perché sono scontati, rincareremo le dosi in sede erariale davanti alla Corte dei Conti e qualcuno risponderà, naturalmente non saranno chissà quali cifre, ma mi si diceva, sindaco, se non ricordo male, qualche centinaia di migliaia di euro, no? A conti, quindi tutto sommato qualcuno dovrà tirar fuori qualche centinaia di migliaia di euro per adesso. E poi vedremo, perché naturalmente ci sono anche tutte le altre partite. Per quale motivo dovremmo lasciar perdere milioni di euro che probabilmente devono essere recuperati dalla collettività di Cavallino Treporti e che in modo piuttosto vergognoso, fra virgolette, consentitelo di dire in questa sede, cioè la provincia l'ha disconosciuto. Beh, i milioni di euro intanto sono anche a conteggio soltanto con il valore delle azioni, mi pareva che sul casinò ci fossero un 3 milioni di euro, senza considerare il valore vero del casinò, cioè quello che importa e che comporta, quindi il valore di vendita di 140 milioni di euro, che sarebbe quello che va in vendita, perché naturalmente lì interviene tutto il discorso, c'è la convenzione, cose di questo genere, ma anche ragionando a meri termini di azione, stiamo parlando comunque di, mi pare, altri 3-4 milioni di euro. Quindi voglio dire, per quale motivo dovremmo lasciarli a questi, che peraltro non hanno alcuna intenzione di chiudere, perché appena voi fate il discorso, ma scusa, ci sarebbe la partita importante di 30-40 milioni, quello che è di euro sui beni immobili indisponibili che ci dovreste riconoscere. Ma state scherzando, ci dicono. Ringraziate Dio che vi diamo questi. No? Quindi voglio dire, se dall'altra parte ci fosse un atteggiamento un pochino più serio, responsabile e corretto, si potrebbe anche accettare una transazione, una soluzione così amichevole. Purtroppo l'atteggiamento è quello di sempre. Allora a questo punto, dato che ringraziando Dio qualcosa in questi 13 anni è stato fatto, siamo arrivati con sentenze esecutive a nostro favore, queste sentenze con provvedimenti inoppugnabili a nostro favore, questi provvedimenti cominceremo a farli valere in modo più pesante di prima. Adesso non c'è più l'incertezza, no? Su alcuni elementi, almeno su questo 6,82. Non c'è più un'incertezza, prima si contestava anche quello. Oggi questo è incontestato. E quindi che sia il Consiglio di Stato, che sia il TAR, che sia il giudice civile, adesso lo vedremo, ma dobbiamo partire pesantemente con azioni plurime, efficaci, su tutta la linea.
anche nell'ultima azione di ottemperanza, che naturalmente proprio per quello non siamo particolarmente contenti dell'ultima pronuncia del Consiglio di Stato, perché noi anche lì avevamo segnalato questa questione naturalmente degli immobili indisponibili. Naturalmente non c'è una parola, è stato accolto il ricorso, cosa vuol dire? Ecco, qui non sarà semplice, perché qualcuno potrebbe dirti già una certa difesa dell'amministrazione, che ovviamente Comunale di Venezia è abile in questo, no? Ci tira fuori, ma non c'era nella sentenza. Eventualmente la delibera, e quindi tu farei valere la delibera, ma non la sentenza, il giudicato in ottemperanza, no? Quindi voglio dire, naturalmente qualche piccolo argomento ce l'hanno, però direi che ne abbiamo molti di più noi e dobbiamo portarli a casa nel più breve tempo possibile, non è domani mattina, ma certo non nel giro di altri 13 anni possiamo pensare, probabilmente molti di meno, e adesso qualcosa dovremmo anche ottenere nel breve. Questo riconoscimento dei 6 milioni da parte della provincia di Venezia, scusate, c'è già abbastanza comunque positivo anche questo. Adesso cosa vengono a dire? Che non neanche quei 6 milioni ci sono più dovuti? La provincia ha emesso il suo provvedimento, la sua determinazione, e coerenza logica avrebbe voluto che riconoscesse anche e altrettanto quelle società che invece sono state indebitamente negate, Casinò compreso. Quindi voglio dire, stiamo parlando sicuramente di normativa, di provvedimenti, di sentenze, tutti a nostro favore, che certo qualcuno, forse anche con qualche involontario aiuto da parte dei giudici, ci ostacola nell'ottenere, ma io credo che non in tempi così lunghi dovremmo riuscire a portare a casa i risultati. Certo, non bisogna lasciarsi far perdere su nulla, tempi, impugnative, bisogna essere efficaci, determinati, continui e più pesanti di prima, dimenticando quel fair play e quella correttezza istituzionale che forse ci ha contraddistinto un po' troppo all'inizio delle nostre azioni. Quindi io penso e spero che l'amministrazione comunale, naturalmente il sindaco e tutti voi siate d'accordo su queste iniziative al fine di vedere di portare a casa qualcosa di interessante in termini abbastanza brevi, ragionevolmente non troppo lunghi, ecco, nel medio periodo. Ecco, oggi sono passati tanti anni, ma c'è qualche certezza in più. Ecco, io vi ringrazio l'attenzione. Grazie Avvocato Piva. Mi aveva chiesto la parola alla Capogruppo Onesto, poi pensavo se qualcun altro vuole intervenire, poi lascerei la parola al Sindaco e eventualmente le dichiarazioni di voto, se per voi va bene. Quindi come preferisce. Allora la parola al Sindaco, prego. Ma mi pare insomma che il dibattito abbia confermato, diciamo, la complessità della questione. Lo dicevo prima, io non ho difficoltà ad ammettere che questa è un'occasione in cui credo che in rarissime altre situazioni, insomma, mi sia trovato in qualche modo dilaniato da alcuni dubbi su cosa sia meglio fare per il nostro comune. E penso, insomma, che noi, nella proposta che farò alla fine di questo intervento, probabilmente avremo bisogno di non certo di settimane e mesi, ma di qualche giorno in più per poter consentire a tutti di riflettere anche sulle cose che sono state dette questa sera, sia dai consiglieri sia ovviamente dai nostri legali, che hanno dato da questo punto di vista, credo, insomma, un contributo prezioso dal punto di vista delle procedure, dei tempi e così via. E prima però volevo dire due cose. La prima, quando si parla della sentenza del Consiglio di Stato, cui faceva riferimento adesso anche l'Avvocato Piva, quella sulla quale non si dice nulla della nostra richiesta, insomma, della nomina di un commissario ad acta anche nei confronti del Comune di Venezia per quanto riguarda l'esecuzione, l'ottemperanza, insomma, relativamente alle questioni di tipo patrimoniale, credo sia un po' da questo punto di vista paradossale, però ci deve anche far riflettere,
perché il Consiglio di Stato ci dice, cioè noi gli chiediamo la nomina di un commissario nel nostro ricorso, questi dicono che accolgono il ricorso e non fanno una parola su questo punto nel, non so come si dica, nel deliberato, nel dispositivo finale e così via. Su questo, come dicevo all'inizio, forse in maniera non troppo chiara, noi stiamo facendo una ricerca e una verifica presso il Ministero degli Interni, proprio perché il Consiglio di Stato nella sua sentenza, almeno per quanto riguarda il discorso della provincia, dice che in caso di persistenza in ottemperanza, immagino che questo punto sia riferito all'inottemperanza della provincia, nomina appunto commissario ad acta con facoltà di subdelega il capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali presso il Ministero degli Interni. Quindi, se penso che facciamo presto a fare questa verifica, se il Consiglio di Stato ha veramente accolto il nostro ricorso, significa che presso il Ministero degli Interni dovrebbe essere aperta una pratica per quanto riguarda, diciamo così, il ruolo di commissario ad acta nel nostro comune. Se non è così, se non fosse così, io mi domando a questo punto cosa dobbiamo fare. Riandare davanti al Consiglio di Stato dicendo: ma scusa, ci stai prendendo in giro? Perché dici di aver accolto il nostro ricorso e non abbiamo ancora il commissario ad acta? Questa è una verifica che, insomma, penso che riusciremo a fare in pochi giorni. Secondo punto, il ruolo del Comune di Venezia, che credo che non sia ovviamente estraneo rispetto alle decisioni che dovremo prendere. L'ho detto anche questo all'inizio, lo ripeto perché credo che sia una cosa nota a tutti, c'è una totale indisponibilità ad oggi del Comune di Venezia di ragionare sulla, diciamo così, ripartizione del patrimonio. Per il Comune di Venezia questa partita non esiste. Il Comune di Venezia ritiene che rispetto al patrimonio noi abbiamo diritto solo ed esclusivamente ai beni fisicamente presenti nel nostro territorio che ci sono già stati assegnati. Questa è la posizione del Comune di Venezia, più volte espressa, insomma, in colloqui, ma mi pare, insomma, di non svelare da questo punto di vista alcun segreto. E proprio per questo, ovviamente, da questo punto di vista, insomma, delle azioni più incisive, qualora non fosse il commissario ad acta, dovremmo eventualmente valutare. Da alcuni colloqui, così, ma in via ovviamente del tutto amichevole e informale, penso che sia doveroso dirlo, il Comune di Venezia, ma quando parlo del Comune di Venezia parlo naturalmente di qualche dirigente, sarebbe anche disposto a valutare la possibilità di chiudere, di accettare, diciamo così, la delibera della provincia di Venezia e quindi di dare al comune di Cavallino Tre Porti i tempi, che poi anche lì bisognerà verificare e vedere quanto stabilisce la delibera della provincia di Venezia. Ed è anche questo un oggetto, penso, di una nostra eventuale riflessione. Ovviamente io immagino che il Comune di Venezia sia disponibile a fare, come posso dire, insomma, un eventuale, non sia disponibile a fare un accordo che chiude la vicenda senza che ci sia anche un accordo rispetto alla questione di tipo patrimoniale. E vista la sua posizione, immagino che questa cosa sarà molto difficile. Pare difficile scindere, diciamo così, le due questioni. Credo che sia interesse ovviamente del Comune di Venezia tenerle assieme per poter eventualmente chiudere.
È per questo motivo che io penso, mi pare anche qui, cogliendo un po' il senso del dibattito e le, così, insomma, le riflessioni, la richiesta di approfondimenti che è venuta anche da molti interventi, che io così vi propongo che noi ci prendiamo questa, quella che una volta nella vecchia politica era una pausa di riflessione di 3 o 4 giorni, insomma, nel senso che magari ognuno poi ha la possibilità così di riflettere, di confrontarsi anche con il proprio gruppo, con i propri punti di riferimento. Eventualmente in questo 3-4 giorni penso che sia doveroso che magari il capigruppo, una commissione si possa ritrovare per alla fine ufficializzare appunto una posizione del Consiglio. A meno che già adesso non ci sia in qualche modo, insomma, una posizione che però io immagino possa essere una posizione solamente maggioritaria, io eviterei francamente che su questa questione ci fosse una posizione esclusivamente maggioritaria di mettere in votazione il documento appunto che è stato presentato. Siccome mi pare di aver capito, insomma, da alcuni interventi, quelli di Vanin, di Zanella, ma anche di altri, insomma, ci sia, insomma, in qualche modo bisogno di qualche giorno in più per rispondere alla domanda su cosa è meglio fare, a cosa e cosa conviene al nostro comune. Io penso probabilmente che a questa così richiesta di avere un po' di qualche giorno in più per riflettere, mi pare, insomma, che sia da questo punto di vista giusto rispondere, tenendo conto ovviamente di quanto ci veniva detto anche dai nostri legali. Siamo in una situazione in cui le nostre azioni legali finora hanno avuto sempre un esito positivo e probabilmente, ma non è questo, insomma, che viene messo in ovviamente, insomma, in discussione. Viene messo in discussione un fattore tempo, che mi pare, insomma, per aver capito però anche dalle parole del professor Bertolisi, che forse la questione del tempo a un certo punto di vista potrebbe trasformarsi in un vantaggio piuttosto che in un svantaggio per il nostro comune. Ecco, però ripeto, io mi sento, insomma, da questo punto di vista di fare un po' questa proposta, e su questo pregherei eventualmente, insomma, di esprimervi, ecco. Grazie signor Sindaco, lascio quindi l'opportunità ai capigruppo di esprimersi appunto su in merito a quanto ha detto il Sindaco, ovvero se prendersi ancora qualche giorno o votare l'ordine del giorno come sta. Si è prenotata la capogruppo Onesto, lascio la parola, prego. Sulla proposta del Sindaco di una pausa di riflessione, male non fa di sicuro, però... Cioè, credo che gli elementi che noi abbiamo a disposizione stasera non è che tra qualche giorno saranno comunque diversi. Cioè, possiamo fare delle riflessioni più approfondite e consultarci con tante altre persone, però in realtà, peraltro questo lavoro l'abbiamo anche in parte già fatto, perché sapevamo che stasera c'era il Consiglio, però d'altra parte... Gli elementi esterni tra qualche giorno non cambiano, cioè sapere se Venezia farà ricorso o non lo farà, finché non è scaduto il termine non potremo saperlo. E questo è un elemento esterno. Sapere se ci farà una proposta di transazione, mi pare di poterlo per questo momento, sì, dico, gli elementi oggettivi che ci sono oggi sul tavolo non cambiano tra qualche giorno. L'ordine del giorno che il Sindaco ci ha presentato in capigruppo e che è all'esame in questa serata è un ordine del giorno comunque che lascia aperte tutte le possibilità e che non esclude nessuna. E che quindi io nella dichiarazione di voto, se fossimo andati al voto, avrei chiesto
votandolo ovviamente, ma avrei chiesto un aggiornamento step by step in fieri, cioè nel senso che siccome è talmente di maglie larghe, di tenerci in contatto e di continuare questo percorso per vedere scelta dopo scelta di condividerla e dopodiché ognuno fa la sua parte ovviamente. Perché in realtà quello che avremmo, di cui avremmo bisogno è in realtà una scaletta delle tappe dal punto di vista tecnico, più che altro. Perché noi possiamo esprimerci a livello politico e va benissimo il documento proposto. Cosa potremmo fare in questa fase? Probabilmente noi abbiamo bisogno, in parte l'avvocato Piva e il professor Bertolissi l'hanno detto stasera, però di capire bene quali sono le azioni, metterle in fila l'una dopo l'altra e capire step by step cosa fare. Ed è questo che poi, tra l'altro, non è che questa scaletta può essere anche rivista in corso d'opera, perché non sempre quello che uno prevede. Quindi qualche giorno, per carità, non mi oppongo, anzi ben venga il tempo per ragionarci sopra, però qualche giorno non ci sposta questa riflessione che sto facendo, cioè nel senso che bisogna vedere cammin facendo e bisogna vedere dal punto di vista tecnico quali sono i termini, eccetera. Quindi diciamo, possiamo aggiornarci tranquillamente la prossima settimana, però la mia richiesta, che lo votiamo o che non lo votiamo, questo ordine del giorno, è vediamo di capire quali sono le azioni concrete da intraprendere, capiamo quali potranno fare più male al nostro avversario, perché è anche vero questo, che io capisco chi oggi, in questa serata, ma anche fuori, cioè di questa aula, è un po' così demoralizzato, perché dice dopo 13 anni sì, il tempo gioca a nostro favore, sono d'accordo, lo dice il tecnico e ci credo. Se poi il tecnico è il professor Bertolissi ha maggior ragione, però insomma, quello che bisogna dire, bisogna dire. Però è ovvio che lo scoramento c'è sempre, perché nelle transazioni purtroppo succede sempre così quando le transazioni avvengono così tanto a distanza di tempo. Il nostro avversario poi ci confida in questo aspetto, perché effettivamente non vuole darci nulla, ci sta anzi, come dire, minando anche dal punto di vista psicologico, dice non avanzate nulla, l'ha appena detto anche il sindaco. Ecco, quindi di conseguenza dico, mi rimetto alle, come dire, proposte della maggioranza per quanto riguarda l'ordine del giorno, non cambia però la richiesta che faccio, sia che lo votiamo che non lo votiamo, cioè abbiamo bisogno di capire quali sono i prossimi step. Per quanto mi riguarda, io credo che non deve essere fatto ricorso perché bisogna farlo, cioè va fatto perché probabilmente non c'è altra scelta, però in contemporanea vanno fatte tutta un'altra serie di cose, però mi sto ripetendo e quindi l'ho già detto. Grazie, lascio la parola ora al capogruppo Vanin. Sì, no, io colgo sicuramente la proposta del sindaco e anticipo già anche alcune richieste che in qualche modo faremo rivisitando a questo punto il testo di quel documento, anche alla luce di quello che ci è stato detto e di quello che vi prego davvero, avvocato Piva, se lei avrà il tempo, la voglia, la possibilità di... mi rimane un po' oscuro ancora, no? La differenza tra il non ricorrere e il ricorrere dal punto di vista della quantificazione, perché voglio chiarire, se da come ho capito stiamo correndo il rischio di perdere qualche milione di euro, è un rischio che non possiamo permetterci di correre. D'altro canto, però, credo abbiamo anche la responsabilità di non permetterci di correre il rischio che a beneficiare di queste risorse sia il sindaco del Consiglio dei Ragazzi, che verrà nominato tra un po', perché francamente vuol dire insomma comunque procurare un danno. Ecco, quale delle due cose più vantaggiosa? Se ci fornite nel frattempo qualche elemento, io ve ne sarei grato, perché a me interessa fondamentalmente soltanto quello. Posso però anticipare che se
si opterà per il ricorso nei modi e nelle forme più opportune e più vantaggiose per noi, io richiederò che nell'interno del documento a questo punto siano indicate anche interventi ulteriori e io ne propongo subito uno che mi pare, insomma, lo aveva anticipato anche Zanella prima, ne avevamo parlato in qualche modo anche col sindaco, il ricorso contro l'asta del casinò la facciamo subito, cioè se guerra è, guerra sia, cioè nel momento in cui abbiamo fatto la scelta che non parlo di mediazione perché quella figuriamoci, sono già passato, so già che cosa significa provare a mediare col comune di Venezia, siamo stati letteralmente presi in giro da quella gente, no, quindi mediazione no, ma nemmeno pensare che possano in qualche modo accogliere qualche, no, se decidiamo che è guerra a questo punto la facciamo davvero. Io, sapete, siccome so che quella gente si fa impressionare con una certa difficoltà, voglio soltanto, perché rimanga così agli atti, voi dovreste averla, l'ultima lettera che ho mandato da sindaco è stata una diffida al sindaco di Venezia, al consiglio comunale, al collegio dei revisori dei conti, al segretario generale e al dirigente del settore finanziario. E solo alcuni, cosa dire quindi di questi comportamenti che a dir poco appaiono imprudenti sotto molti profili ed in particolare afferiscono alla legittimità dei bilanci di previsione, come diceva Zanella prima, che si sono susseguiti negli anni, che ignorano l'esistenza di atti che concretizzano una rilevante situazione debitoria del Comune di Venezia senza che ciò vi sia traccia negli stessi. Cosa dire degli interessi che da anni decorrono a carico delle casse comunali veneziane a causa del mancato pagamento del dovuto al nuovo comune, cosa dire prima che si giungesse a sentenza dei vari tentativi esperiti da questo comune di addivenire un accordo sulla controversia, cosa dire infine del danno che i contribuenti veneziani potrebbero trovarsi a subire per questi improvvidi comportamenti e delle responsabilità che incombono su quanti hanno consentito e consentono l'indefinito protrarsi di questa situazione. Cioè, credo che più chiaro di così, che cosa ha prodotto questa... Che cosa ha prodotto? Ma lui neanche, non so neanche se la gabbia è ETA, non so nemmeno se l'abbiano letta. Allora, non possiamo più accontentarci. Se la decisione è quella di procedere, procediamo così come ho già suggerito e abbiamo già fatto, però vedete anche lì fino ad ora, so che l'hanno protocollata. Avevo proposto io di ricorrere, di mandare la segnalazione alla Corte dei Conti in una riunione dei capigruppo. L'abbiamo mandata quanti mesi fa? Il protocollo, il responsabile. Ecco, vedete, è questo che alla fin fine mi induce a... Ecco, basta, grazie. Grazie, non so se interpreto il volere di tutti, però sinceramente mi farebbe piacere se gentilmente potesse inviarci questa diffida per leggere, perché io non so, no. Sì. No, io sinceramente non l'ho avuta, quindi... Sì, ovviamente, per quello chiedo se era fattibile. Sì, sì. Certo, perfetto. No, infatti, visto che era il suo ultimo atto, e la ringrazio. E niente... Sì. Niente, no, scusate questa digressione, lascio la parola al capogruppo Vianello, prego. Grazie Presidente. Allora, anche noi come gruppo di maggioranza accogliamo la proposta del sindaco di ritardare di qualche giorno la delibera, soprattutto per due fattori. Il primo è che la questione è complessa, molto ostica, difficile, e per fare la scelta più giusta a favore della cittadinanza ritengo opportuno che vi sia un confronto anche tra il gruppo per gli elementi che sono emersi durante il dibattito di questa sera. Proprio perché ci teniamo, come è stato ribadito un po' da tutti, che vi sia un'azione la più appropriata possibile e soprattutto la più giusta per il nostro comune. E vorrei, se è possibile, rivolgermi agli avvocati una semplice domanda, perché se un cittadino mi ferma per strada e mi chiede
già in parte aveva risposto, però volevo capire bene. Mi chiede, ma noi col casinò di Venezia, se rinunciamo, cosa perdiamo effettivamente? Ecco, questa è una cosa, adesso sì c'è il bando per una subconcessione, non è una vendita, mi pare che sia una subconcessione del casinò. Questo non lo so, dire in merito posso, mi informo. Mi pare che sia una subconcessione dove parte all'inizio con 140 milioni e dopo per 30 anni un versamento di 15 milioni all'anno, dopo procede così per 30 anni. Ecco, volevo così capire se effettivamente noi avevamo un vantaggio finanziario per quanto riguarda il casinò. La ringrazio. Prego, Avvocato Pio. Risposta molto rapida. Se posso permettermi, la precisazione della delibera con un mandato ampio non è sbagliata, evidentemente, anche perché, come correttamente diceva Davide, scusate, il tipo di azione può anche cambiare, possono essere suggerite altre modalità tecniche. Noi, per carità, non è che ci tiriamo indietro adesso da redigere una piccola scaletta su quello che si può fare, ma vi faccio solo un esempio molto banale. Se noi decidiamo di andare ad esempio in esecuzione rispetto alla parte della sentenza, ad esempio sulle somme monetarie, oggi è venuto fuori un orientamento dei giudici amministrativi secondo cui i 120 giorni che sono previsti per il processo civile varrebbero anche per le pronunce in ottemperanza. Quindi, tanto per dire, è chiaro che dobbiamo attendere i 120 giorni, e quindi voglio dire, ci sono tutti questi elementi tecnici difficili anche da precisare prima del tempo. Comunque, voglio dire, possiamo tentare di fare una cosa più articolata di quello che fin qui è stato fatto, però un mandato, diciamo, ampio, dove appunto si consente anche uno studio e una valutazione di modalità concrete diverse e plurime, non lo vedo sbagliato. Ecco, sotto il profilo invece monetario, del valore di queste quote, beh, insomma, c'è tanto da discutere, però sicuramente il casinò di Venezia non è che non valga nulla, no? Sappiamo benissimo, se viene alienato o subconcesso, quello che si vuole, a 140 milioni di euro, cioè evidentemente un valore ce l'ha. Ora, il 6,82 di questo valore si è rapportato alle azioni, si è rapportato al valore effettivo del bene sotto il profilo reddituale, quello che può produrre di ricchezza, credo che sia un valore rilevante, non certamente inferiore alle percentuali che si sono avute come riconosciute per la Save, per le azioni di Save e per l'azione dell'autostrada. Per quale motivo si deve rinunciare così a priori a somme, certo non nell'ordine di qualche decina di migliaia di euro o neanche nell'ordine di qualche centinaia di migliaia di euro? Questo è pacifico. Allora, perché si devono buttare questi soldi in un contenzioso dove dall'altra parte non si cede assolutamente a nulla, anzi non si riconosce? Cioè, quindi credo che giustamente le azioni devono essere mirate, pesanti, determinate e devono continuare, perché appunto c'è un interesse sicuramente monetario e c'è la necessità anche di spingere il Comune a capire, il Comune di Venezia, che forse non gli conviene questo atteggiamento completamente, diciamo, defatigatorio e come dire, irrispettoso totalmente delle posizioni e dei diritti del Comune di Cavallino Treporti. Io credo che sarebbe francamente stupido da parte nostra lasciarsi sfuggire anche la possibilità di impugnare quella delibera, che sicuramente creerebbe una difficoltà anche solo dal punto di vista psicologico agli eventuali concorrenti in una gara, perché se si sa che la delibera viene impugnata, no, da parte di qualcuno che ritiene di avere una percentuale da proprietario del 6,82, qualcuno che deve partecipare alla gara si domanderà se effettivamente questo contenzioso sarà privo di conseguenze sull'eventuale alienazione oppure no, sulla subconcessione, e quindi potrebbe anche comportare che la gara vada deserta. Quindi, se dicevamo prima che dobbiamo lottare su tutta la linea nei confronti del Comune di Venezia, credo che anche questa delibera debba essere coerentemente impugnata.
Ecco, è chiaro che in termini di valore percentuale, francamente, non ci siamo messi a fare i conti da ragionieri o da contabili. Probabilmente anche in questo forse un contabile sa fare meglio di noi, ecco, certamente, ma non stiamo parlando di 100.000 euro, questo è pacifico, stiamo parlando nell'ordine di qualche milione di euro come minimo. Grazie, anche se già dalle dichiarazioni insomma la volontà è già palese, mettiamo comunque ai voti per non votare questa sera l'ordine del giorno. Favorevoli, contrari e astenuti. Ok, sì, no, non ho visto la mano per favorevole, ma avevo intuito dalla dichiarazione di voto. Quindi non verrà votato appunto questa sera l'ordine del giorno e ne riparleremo. Ampia disponibilità per un'eventuale conferenza capigruppo, anche allargata, insomma, nei prossimi giorni, qualora... Ringrazio tutti, visto che abbiamo la stampa e prendo la palla al visto che abbiamo la stampa, prendo la palla al balzo perché le elezioni saranno domani per il Consiglio Comunale dei Ragazzi, visto che l'ha nominato.